Ciao a tutti, oggi mostreremo come applicare il nastro adesivo sul cerchione della moto con Utilizzando. utilizzando l'applicatore, l'apposito applicatore che a me è stato prestato dalla mia amica Angela. Ok, allora, prima di tutto bisogna pulire il cerchione della moto accuratamente dove si andrà ad applicare il filo. Una volta pulito il cerchione molto bene, bisogna lasciarlo asciugare. Se l'avete pulito con acqua. Per andare a infilare il filo appunto dentro l'applicatore andiamo a inserirlo dentro al buchino piccolino con il colore rivolto verso l'alto, quindi in questo modo lo facciamo passare dentro il nostro applicatore e quindi il filo uscirà nel primo buco in alto dall'altro lato. Una volta effettuata questa operazione basterà semplicemente sfilare l'adesivo dalla carta protettiva, così, e praticamente far passare il filo dentro il canaletto, quindi dentro questo pezzettino qua, in questo modo. Il filo così rimarrà più preciso e nell'applicazione del nastro sulla ruota. Andiamo a vedere come si applica appunto il nastro sul cerchione. Oh, possiamo vedere come si riesce ad come si applica il filo. Vedete, deve passare all'interno del canalino che c'è. E piano piano lo si fa scorrere. Il canaletto è questo qui che si vede ben illuminato dove c'è all'interno il filo. Ok. Piano piano lo si fa scorrere. Tenendo magari teso il filo dietro. Ok, quello che manca. Piano piano lo si fa scorrere, badando sempre che rimanga all'interno del canale. Si può anche fermare, c'è l'apposita appoggio. Si continua. Si fa piano, consigliato dietro magari con un dito di spingere sul colore per farlo attaccare bene, per farlo aderire bene. Si arriva verso la fine. Ok, se si fossero formate delle bolle sul filo, basta prendere un phon. Scaldare il filo nella parte dove ci sono le bolle e spingere, fare tanta pressione in modo da far Eliminare. aderire bene il filo senza, eliminando le bolle.